Buongiorno a tutti. Buongiorno. Siamo qui per la conferenza stampa. Buongiorno, sono dell'ANSA. Senta, proprio questione di ore, domani parte la patente per l'edilizia. Vi piace? Si potrà migliorare? È comunque un passo in avanti? Come giudicate anche in prospettiva questa partenza, insomma, da domani? Come noto, noi avevamo chiesto una patente a punti che riguardasse tutti i settori e tutte le attività. Questo non è così, riguarda solo l'edilizia, riguarda solo le attività oltre all'edilizia che vengono fatte nei cantieri edili. In più è una patente a punti molto larga, che in realtà non è quella che noi chiedevamo. E da questo punto di vista abbiamo trovato anche non proprio confacente il fatto che nello stesso tempo sono state fatte delle norme per cui le aziende che si autocertificano per un anno non verranno visitate, e addirittura è stato introdotto che le imprese che vengono visitate devono essere informate preventivamente 10 giorni. Ci sembrano due provvedimenti che non vanno nella direzione dell'urgenza che noi abbiamo, perché qui la gente continua a morire sul lavoro, gli infortuni non si stanno diminuendo e c'è bisogno di investire molto di più sulla prevenzione. E soprattutto c'è bisogno di cambiare quelle leggi balorde, sbagliate, che stanno favorendo un modello di fare impresa che è fondato sullo sfruttamento e sulla morte dei lavoratori. Penso al sistema degli appalti, in particolare alla logica del subappalto cascata, penso alle forme di caporalato e di sfruttamento che esistono non solo nell'agricoltura ma in tutti i settori, penso al fatto che dice la stessa INAIL che la maggioranza degli infortuni delle gravi e degli infortuni in generale avviene proprio lungo la catena degli appalti. E riguarda in particolare i lavoratori precari più ancora che altri lavoratori. Ecco, sull'insieme di queste questioni noi troviamo che c'è un'assoluta distanza tra ciò che si dovrebbe fare e non c'è una volontà in realtà politica vera del Ministero e del Governo di affrontare seriamente quello che si chiama modello di fare impresa che è sbagliato e che va cambiato. E quali sono le battaglie più urgenti che affronterete in questo periodo? Beh, innanzitutto c'è un tema che si chiama aumento dei salari e quindi c'è bisogno di rinnovare i contratti nazionali di lavoro e aumentare i salari delle lavoratrici e dei lavoratori che stanno pagando un prezzo pesantissimo, perché in Italia sono aumentati i profitti e sono calati i salari, le due cose assieme non vanno bene. Un secondo tema, che questo lo dico perché a partire dal governo nella legge di bilancio deve mettere le risorse per aumentare i salari, non lo sta facendo, perché nel pubblico impiego sono 3 anni che sono scaduti i contratti, dalla sanità fino alla scuola, e di fronte a un'inflazione dichiarata dal governo dal 22 al 24 di quasi il 17%, le risorse messe a disposizione sono poco più del 5,5%. Quindi se noi firmassimo contratti con quelle caratteristiche, di fatto accettiamo di ridurre il potere d'acquisto dei salari. Quindi lì c'è un primo punto molto preciso che noi poniamo oggi come tema. Un secondo tema che noi vogliamo affrontare si chiama sanità pubblica. Oggi il diritto alla sanità pubblica non è garantito. Abbiamo milioni di persone che, non avendo le risorse, non si curano. Abbiamo liste d'attesa lunghissime. E abbiamo una situazione nel settore della sanità drammatica, perché la gente è pagata poco, perché deve fare turni massacranti, e invece lì c'è bisogno di fare assunzioni di medici, di infermieri, di potenziare i servizi sul territorio. Quindi è chiaro che per quello che ci riguarda questo tema di investire seriamente sulla sanità è l'altro punto che poniamo al governo nella legge di bilancio che deve essere fatta, perché per noi quello è un elemento fondamentale. Un terzo tema che vogliamo affrontare, come ho detto prima, è combattere la precarietà, che colpisce in particolare i giovani e le donne. Noi siamo il paese che ha un fenomeno unico, e cioè abbiamo più giovani italiani che se ne vanno di stranieri che vengono a vivere nel nostro paese. E questo avviene perché i giovani qui hanno davanti a sé precarietà, hanno davanti a sé stipendi bassi, hanno davanti a sé un modello di fare impresa che non valorizza e non riconosce l'intelligenza e la competenza delle persone.
e secondo noi questo significa cancellare le leggi balorde che sono state fatte negli ultimi 20 anni nel nostro paese, in questo caso da tutti i governi che ci sono stati, ma credo che questo sia ormai un tema non più rinviabile. C'è poi un'altra questione fondamentale che si chiama fisco, perché in questo paese le tasse le pagano i lavoratori dipendenti, i pensionati, per tutti. Lo dicono i numeri. Si dice che c'è un aumento delle entrate fiscali in questo paese, andiamo a vedere i numeri, da gennaio a luglio quasi 10 miliardi vengono dall'IRPEF e l'IRPEF al 90% la pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati, altri 4 miliardi vengono dall'IVA e anche quella la maggioranza l'abbiamo pagata tutti noi nel fare la spesa tutti i giorni. E questo governo anche ieri, in queste ore, addirittura fa ulteriori condoni fiscali verso categorie, lo dice l'Agenzia delle Entrate, che hanno una propensione all'evasione del 70%. E in un paese che ha più di 90 miliardi di evasione fiscale, in un paese dove è tassato di più il salario e la pensione che non la rendita finanziaria, che non la rendita immobiliare, in un paese che ha visto aumentare la ricchezza e aumentare i profitti in questi anni, calare i salari, agire sul fisco è un punto fondamentale. Le riforme che sta facendo questo governo invece aiutano gli evasori e stanno aumentando la tassazione solo sul lavoro dipendente e sui pensionati. Noi non siamo più disponibili ad accettare una cosa di questa natura e pensiamo che sia necessario cambiare radicalmente. E queste maggiori entrate dell'IRPEF, diciamo in modo molto chiaro, debbono tornare a quelli che le hanno pagate. Cioè le tasse pagate in più dai lavoratori dipendenti e ai pensionati tornano ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. E per quello che ci riguarda questo vuol dire investire sulla sanità pubblica, sulla non autosufficienza, vuol dire trovare le risorse per aumentare i salari a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che debbono tutelare sostanzialmente i nostri diritti. Ma questo tema riguarda anche le imprese. C'è uno studio di Mediobanca che è uscito in queste ore che indica come gli anni dopo il Covid sono gli anni con una crescita dei profitti che non ha precedenti. 2021 e 2022 sono anni in cui c'è stata una crescita dei profitti e della redditività di impresa che non ha precedenti. E contemporaneamente non si tutela il potere d'acquisto perché c'è stata un'inflazione altissima. Quindi questo è il momento di aumentare i salari e questo è il momento di andare a prendere i soldi dove sono, tassando la rendita finanziaria, tassando la rendita immobiliare, per fare quegli investimenti che oggi sono necessari in questa direzione. Quindi per noi queste sono priorità, lei mi chiedeva delle priorità, quindi queste per noi sono priorità e sono elementi che vogliamo far vivere nei prossimi giorni. Se il governo ci ascolta bene, ad oggi non è avvenuto, altrimenti dovremo decidere cosa mettere in campo. Tra l'altro sono già state proclamate delle iniziative, il 18 di ottobre la categoria dei metalmeccanici ha proclamato uno sciopero generale, una manifestazione a Roma, proprio perché il settore dell'automotive, dell'auto, sta vivendo una situazione difficile, proprio per mettere al centro un'idea diversa di politica industriale, di ripresa degli investimenti. E dall'altra parte il giorno 19, cioè il giorno successivo, ci sarà una manifestazione che rimette al centro proprio la questione della sanità pubblica, quindi ci sarà una manifestazione nazionale che parte dai lavoratori, dalle lavoratrici del pubblico impiego, ma che diventerà una mobilitazione nazionale organizzata dalla CGIL e dalla UIL, perché questo tema del rinnovo dei contratti, ma soprattutto della tutela del diritto alla salute, che deve essere garantito a tutti attraverso il servizio pubblico, per noi è una questione nazionale. E lo dico perché, come sapete, la scorsa settimana noi insieme alla UIL, insieme a tante associazioni, insieme anche a tante forze politiche, abbiamo depositato 1.300.000 firme per cancellare la legge sull'autonomia differenziata, perché consideriamo che quella legge sia una follia, sia una cosa contro il nostro paese, contro gli interessi delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. E pensiamo invece che sia il momento di avere delle politiche energetiche, delle politiche sulla sanità, delle politiche industriali, delle politiche per la conoscenza e la scuola, che siano politiche che riguardano tutto il paese, ma addirittura che riguardino l'Europa. In materia di aggressione al personale sanitario, il governo non sta andando secondo voi giusto nella direzione giusta con il nuovo disegno di legge antiaggressioni? Allora, questo è sicuramente un tema, ma non è che si agisse semplicemente penalmente, perché il problema in alcuni casi è legato anche ai servizi che non funzionano.
Quindi sicuramente vanno tutelate le persone e naturalmente non è accettabile che siano aggredite, ma se si parla con i lavoratori e le lavoratrici della sanità, la richiesta che viene fatta è che aumentino gli organici, è che in modo da poter rispondere ai servizi e ai bisogni che le persone hanno, di aumentare il loro stipendio, di aumentare la loro condizione. Queste cose non si stanno facendo. Quindi sicuramente questo è un tema che va affrontato, ma non è, diciamo, quella la strada che risolve i problemi, perché il problema oggi è investire seriamente sulla sanità pubblica dopo anni e anni di tagli, e non è quella della privatizzazione che invece rischia di venire avanti. Questa è una provincia che vive molto di automotive. Quello che volevo chiederle è questo: rispetto a quanto si è detto anche ultimamente, anche in incontro con il Consiglio Nazionale della Filiera Automobilistica, della possibilità di aprire le produzioni cinesi in Italia, secondo lei può essere una possibilità per tenere in piedi il settore? La seconda domanda che le voglio fare è questa: lei ha citato le manifestazioni che ci saranno, ha citato CGL, UIL, non c'è la presenza della CISL, volevo chiederle se questo rischia di indebolire la forza dell'azione sindacale. Allora, per quello che riguarda il settore automobilistico, noi stiamo chiedendo che ci siano investimenti a partire da chi oggi è in Italia. Noi stiamo chiedendo da tempo, cosa che non è avvenuta, che la Presidenza del Consiglio convochi Stellantis, convochi i sindacati e che si vada verso un impegno molto preciso, perché innanzitutto oggi il tema è che rispetto a una capacità produttiva che nel nostro paese c'è, che potrebbe portare a produrre 1,5 milioni di auto l'anno, oggi la produzione è sotto le 400.000. Quindi è chiaro che c'è una sottoutilizzazione della capacità produttiva, e quello che manca sono le proposte sui modelli, su nuovi modelli e investimenti che debbono essere in grado di affrontare questa situazione. Quindi il primo problema che noi vediamo è un impegno affinché ciò che già c'è venga utilizzato al meglio e vengono utilizzate tutte le competenze necessarie, e su questo non è sufficiente una politica di incentivi come è stata fatta finora dal governo, perché nonostante gli incentivi messi è aumentata la cassa integrazione e si riducono le vendite nel nostro paese. Dopodiché noi da tempo sosteniamo che l'Italia è nella storia l'unico paese al mondo tra quelli molto avanzati sul piano industriale che ha un unico produttore di auto. Non è così in Francia, non è così in Germania, non è così in Giappone, non è così negli Stati Uniti, non è così in Cina. Quindi noi non abbiamo nessuna contrarietà, anzi, diciamo che c'è bisogno di investimenti, ma quello che deve essere chiaro è che nuovi produttori non debbono venire qui ad assemblare pezzi che fanno in giro per il mondo. Nuovi produttori debbono venire qui investendo in innovazioni, in tecnologie, utilizzando le competenze e il saper fare che nel nostro paese esiste, proprio a partire da un settore, da un'area di componentistica molto sviluppata e molto avanzata. Ma questo significa investire sull'innovazione di questo processo, di questo prodotto, e qui c'è un problema che riguarda l'Italia e che riguarda l'Europa. Noi troviamo sbagliato quello che oggi governo e Confindustria dicono, pensando che il problema è quello di bloccare il Green Deal europeo o di rinviare decisioni che sono state prese, perché questo è un prendere tempo che non serve a nulla. In tutto il mondo, se noi andiamo a vedere, dalla Cina agli Stati Uniti, stanno facendo investimenti fortissimi sull'innovazione, perché l'innovazione del prodotto, dei processi, ha queste caratteristiche. Il prodotto non è più semplicemente l'auto, il prodotto è la mobilità, e come si costruiscono le città, come si trasportano le merci, come si trasportano le persone, e il livello di investimenti che deve essere fatto è un livello di investimenti altissimo, sia pubblici che privati. Noi stiamo chiedendo questo perché vediamo il rischio che il nostro sistema manifatturiero industriale salti, e da questo punto di vista questo è un ritardo che ha portato la categoria dei metalmeccanici unitariamente a manifestare, per quello che e a scioperare con una manifestazione a Roma, e per quello che ci riguarda c'è il pieno sostegno della CGL a quelle decisioni, a quelle iniziative. Per quello che riguarda la mobilitazione, quella domanda lì non la deve fare a me, deve chiedere eventualmente a chi ha deciso che va tutto bene, che non manifesta.
Noi non manifestiamo contro altre organizzazioni sindacali, noi manifestiamo per difendere al meglio gli interessi delle lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati, delle pensionate, dei giovani, dei precari, perché pensiamo che le politiche che in questo momento stanno venendo avanti stanno creando un danno e stanno arretrando la condizione di vita e di lavoro del nostro Paese. E allo stesso tempo chiediamo a tutte le persone di agire. Tra l'altro, come vi ho detto, abbiamo raccolto le firme non solo per cancellare l'autonomia differenziata, ma la CGIL a luglio ha depositato 4 milioni di firme perché si arrivi a dei referendum che cancellino il Jobs Act, che cancellino la logica degli appalti, che rimettano al centro la precarietà e la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. E noi ci rivolgiamo a tutti i cittadini, a tutte le persone, affinché con la loro partecipazione alle manifestazioni, con il loro voto quando ci saranno i referendum, cambino questa situazione. E lo facciamo nell'interesse di tutti, non nell'interesse solo di una parte, ma al centro deve tornare per tutti e per tutta la politica la centralità del lavoro e la centralità del bisogno che le persone per vivere hanno. Oggi si è poveri lavorando, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, perché se aumentano i profitti e chi lavora è povero, vuol dire che c'è un sistema e un funzionamento sociale che non va bene, che va cambiato. Grazie. Grazie a voi, grazie. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro.